Mister, il Teramo non va oltre il pareggio, quindi come da cogliere questo punto conquistato dal Teramo? Il risultato non benissimo, però c'è da cogliere in modo positivo la prestazione dei ragazzi. Oggi la partita è stata fatta da noi, dal primo minuto fino all'ultimo minuto. Abbiamo creato tantissime palle gol. È stato fortunato Alessio a subire quel gol perché gli è rimbalzata male, la palla è andata in testa. È stato un po' fortunato il Roma City nel fare gol e nel non subire gol, perché anche in due o tre occasioni noi stavamo a tu per tu col portiere, la palla è rimbalzata male all'ultimo minuto, però. In questo momento, sinceramente, sono contento per la prestazione dei ragazzi, la determinazione che hanno messo in campo su un campo difficile, però mi è piaciuto perché la squadra non ha perso la propria identità al di là del campo. Mi dispiace poi solo per il risultato, però sono convinto che con questo atteggiamento, con queste prestazioni, i risultati poi arriveranno. Maurizi, riuscite a strappare un punto contro il Teramo con una buona prestazione? Sì, tutte e due le squadre hanno fatto una buona prestazione e penso che il pareggio sia il risultato più giusto. Anche in considerazione del fatto che veniamo da due brutte partite nel turno precedente, almeno noi abbiamo perso una partita incredibile in casa dove vinciamo 2-0 e abbiamo perso gol 95-97, quindi eravamo un po' contratti e questo può aver penalizzato. Poi il terreno di gioco ha fatto un po' il resto. Eravate riusciti comunque anche a passare in vantaggio, quindi per il Teramo una gara tutta in salita, poi però vi siete fatti raggiungere nel secondo tempo, la sua Sì. analisi anche nella ripresa. Sì, il Teramo ha messo in campo molto agonismo, anche buone geometrie, anche se il campo non lo permetteva. E quindi magari ha meritato anche questo pareggio.